Aldo, ore 16:30 del giorno 22 giugno 2018. Ecco, uno dei miei ponti preferiti si chiama Ponte Chitò. Cioè, perché sono da sempre da solo l'eremita, in Val Imania, provincia di Bergamo. Ecco la valle di fronte, c'è là in fondo il paese, si chiama così, Capizzone. E in alto si prosegue per un paese molto grande, Sannomo Bono Terme. Qui in questo momento io mi avvio con la mia borsa. Avvio con la mia borsa verso il ponte Chitò e devo guardare la novità che c'è riguardo questo ponte. Hanno messo un tappeto verde e mi sono chiesto anch'io il perché questo del tappeto verde. Non siamo alla passerella di Cristo al Lago d'Esio, proprio in questo periodo esattamente 2 anni fa, sono andato a vedere la passerella, c'era parecchia gente, ma io preferisco la tranquillità di questo luogo, di questa passeggiata, che sto facendo attualmente. Sono io. Aldo si incammina verso il ponte. Non c'è neanche una persona. Ho portato l'ombrello perché c'era il tempo un po' instabile. Ora ha migliorato. Posso avviarmi verso un bel posto. La chiamano la piccola Valle del Freddo, perché lì la temperatura si abbassa di 10 gradi. Sto avviandomi in questo momento, per la prima faccio la passerella. Eccola qua, verde. Vediamo cosa c'è scritto. Ah, niente di significativo. Sono sul ponte Chitò, in Valimagna, provincia di Bergamo. Ecco là sotto il torrente. Sotto di me, qua nessuno può cadere, c'è tutto un reticolato in basso, in alto. E così bello questo ponte qui. Peccato che c'è poca gente. Vi saluto, riprendo dopo lo YouTube perché stanno arrivando due persone.